Allora, Italian Team, buonasera, buon martedì sera e eccoci ritrovati con la nostra consueta Pro League, il nostro appuntamento del martedì sera. Intanto andiamo subito a presentare chi sarà con voi a farvi vedere e farvi appassionare a questa gara che è il 17esimo, non riesco a dirlo da ieri sera, 17esimo round della Pro League sul circuito di Sochi in Russia. Io sono Andrea Longagnani in alte di Erlelong 2110 e con me di nuovo parterre d'eccezione per questa sera il buon Andrea Badolato che mi supporterà. Ciao Andre. Onore mio, buonasera a tutti. E nella cabina della direzione di gara ritroviamo il taccuino più veloce del West, Marco Luconi, Fit Mark. Buonasera, buonasera a tutti. E invece ritorna il buon Ernesto Coppola in arte Mister X. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E allora Anche ieri è pesante. arriviamo da un GP di Singapore molto rocambolesco che ha visto i due contendenti al titolo, i più papabili, che sono Drago Livitato e Mauro Gold, uscire dalla tournée asiatica con 0 punti. E invece fino a poco tempo fa c'era il buon Flaminio, fresco vincitore del GP di Singapore in pole position. In questo momento Marco Ganu gli ha rubato la virtuale pole in 1:30.388. Abbiamo già visto tanto ieri sera nella Sport League in questo circuito. Paul intanto per le salva il 1:29.937, abbatte il muro dell'1:30 nelle salva che in qualifica per tutto l'anno ha fatto vedere bellissime cose, poi non riusciva a racimolare quello che seminava il buon Lele Salva, pilota della Racing Point. Speriamo che questa sera riesca a trovare anche il passo gara. Alesi intanto si porta in seconda posizione in 1:30.341, quindi piloti che stanno facendo il secondo stint. Arriva Mauro Gold, secondo, 1:30.313, tutti molto molto vicini. Ha scavato un grandissimo solco Lele Salva con 4 decimi rifilati alla seconda posizione. Quindi Andrea, un circuito che diciamo non piace a tutti se non alla maggior parte, però c'è da correre. Sì, non è un circuito che entusiasma tanti piloti, perché comunque è uno di quei circuiti, diciamo, tra virgolette, moderni, no? Disegnati, diciamo, che possono. È un circuito tutto sommato tecnico, però personalmente non mi entusiasma molto, a dire la verità, al di là del discorso dei tagli, proprio un discorso di fisionomia del circuito che non mi entusiasma molto, però dire, per i piloti. Tutto sommato una bella sfida questa pista, soprattutto nella parte centrale e nell'ultimo settore, diciamo. È una pista che, come dicevo ieri sera, Attenzione, sì? Drago per 2 millesimi secondo, solo perché ha sbagliato Urca! la frazione dall'ultima curva. Attenzione, c'era Flaminio intanto che si stava migliorando, ma decide di tornare ai box, quindi abortisce il suo giro. Intanto salutiamo tutta quanta la chat che ci seguirà Sì. anche questa sera e andiamo a vedere chi è che sta facendo qualche giro. Birillo Dicevo, Dog. intanto mica mai si Birillo migliora, Birillo Dog. Vediamo, arriva adesso al secondo settore, si migliora di 244 millesimi. Brusca staccata, poi curva molto molto difficile dove è facile perdere il posteriore. Settore più guidato qui. Belle le immagini che se non seguono per niente la macchina dalla regia. Eccolo qua adesso la Red Bull di Birillo Dog. Ultima curva per lui, 1:30.631, Ottavo. ottava posizione. Vediamo chi c'è ancora, Michele Mai sta rientrando, Overboost C'è rientra. Danilo Danix che mi sembra che stia no. No, va ai box anche lui perché ha fatto il giro prima. Sì. Quindi aspettiamo ancora qualche minutino per vedere l'ultimo stint, l'ultimo tentativo di giro cronometrato da parte dei piloti con, come detto, i primi due, Lele Salva e Drago Lievitato che hanno scavato un bel solco.
dalla seconda alla terza posizione. Poi troviamo un gruppo di piloti, di quattro piloti: Mauro Gold, Zeta Pro Mauro, Alesi e Marco Gano in 1.33, staccati praticamente di 70 millesimi. Poi un altro breve scalino, troviamo Danix in 1.36, 1.36 anche per Birillo Dog, e per 7 millesimi anche Flaminio rientra in questo scaglione del 36. Un altro scalino invece lo abbiamo dalla decima alla dodicesima posizione in 1.37, Advance Apple, Mike Mai e Cartista. E poi tutti i piloti che non sono ancora riusciti a infrangere il muro dell'1.30. Sì, ti segnalo tra l'altro il debutto di Matteo Profilo questa sera come pilota wild car, ecco, in Renault. Appena nominato. Ha avuto il giro annullato. Ah, molto ecco. Bene. Si è emozionato. Perfetto. Ti dirò di più. Non è il suo debutto nei campionati ufficiali, perché aveva debuttato a Singapore in Prime League, l'ho avuto dietro per tutta la gara. Quindi era veramente molto molto veloce. Me lo ricordo, sì, cioè, almeno ne vinco poche almeno. Ma scusate era veloce perché era dietro di te, o era veloce perché comunque era veloce? No, era veloce perché era veloce, cioè io, come detto nelle interviste post gara, stavo gestendo, avevo paura tantissimo dei muretti, però lui si vedeva che era veramente molto molto veloce e preparato sul Gran Premio di Singapore. Vedremo questa sera invece cosa potrà fare in sì, Pro League. Andate ai box ora. Sì, andate ai box dopo un lieve spavento al chicane lenta dell'ultimo settore. Si è lanciato l'Ele Salva intanto, Andrea. Si è lanciato l'Ele Salva, quindi andiamo a vederlo. Trova un po' di traffico, ma tutto sommato riesce a destreggiarsi, anche perché la carreggiata è molto molto larga. Arriva adesso. Vediamo, attenzione, curva 5 se non mi sbaglio. Sì, 4. Quattro? Questa è 5. Io qui con i numeri non ci so fare. 32,5 al primo settore per l'Ele Salva, 83 millesimi sotto alla sua prestazione. Quindi andiamo a vedere come affronterà il settore, diciamo, più tecnico e veloce del circuito. Curve molto veloci in appoggio caratterizzano il circuito di Sochi. Tra l'altro poi andremo a dire qualche curiosità di questo circuito, di questo Gran Premio. Comunque a me piace il parcheggio dell'S1. 1.36, altri due decimi tolti per l'Ele Salva. Molto molto veloce speriamo si trova tanto a suo agio, lo vedo molto fluido su questo tracciato. Sì. L'ho detto. Lo vedo molto fluido, stava spingendo tanto. Rischio in penso vada, tenti di nuovo un altro giro. Sì. Ci riprova. Tra l'altro c'è Drago che si sta lanciando anche lui. E Mauro Gold, stato... Mauro Gold al secondo settore, attenzione perché toglie 40 millesimi al T2. Arriva a chicane lenta per lanciarsi poi. Stanno lanciando tutti, eh. Eh sì. Come preventivato prima, faranno tutti lo stint adesso, l'ultimo tentativo con la gomma più morbida a tutti quanti. Vediamo 1.30.097, in quarta posizione Mauro Gold, sopravanzato da Alesi in 1.30.073. Bravissimo il pilota della Ferrari, che ultimamente ci sta regalando tante belle gare e podi, quindi si conferma ancora una volta in forma Alesi. Adesso andiamo a vedere, vediamo Zeta Promaro se è lanciato adesso, Marco Gano anche. No, Marco Gano ha partito, ha finito la qualifica. Ah, ok. Sì, fa lascia strada. Andiamo a vedere Danix, 52 millesimi sotto al T1. Si lancia nel secondo settore, curva sinistra molto difficile con due punti di coda. E poi l'Ele Salva meno un decimo e mezzo al T2. Ma l'Ele Salva sta andando veramente veramente molto molto forte. Prima era 224 millesimi sotto. Andiamo a vedere ultima curva per lui. Vediamo 29.685. Grandissimo tempo di l'Ele Salva. Arriva
Arriva Drago. Drago 29-7, sì. Quindi pole position al momento per Lele Salva. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Mica mai, scusami. 32. Dimmi. Ti correggo, non dovrebbe, cioè, dovrebbe aver avuto giro annullato Drago. Ah, mannaggia, peccato. Sì, sì, perché segna 29-9. Danix terzo, 29-981. Grandissimo tempo di Danix. Insieme al suo compagno di squadra si è migliorato. Andiamo a vedere Z Pro Mauro. Sta arrivando adesso. 33, sì. Non si migliora. Marco Ganu ha, come detto prima, Mauro abortito. Mauro gol dai box. Vediamo Flaminio. Flaminio alla penultima curva. Ultima curva per lui. Andiamo a vedere se si migliora. 32. Sì. Settima posizione per l'ultimo vincitore di un gran premio della Pro League. Anche Advance Apple, dodicesimo. Overboost rientra i box. Credo che sia finita qui. Hanno finito tutti, sì. Credo che sia finita qui la qualifica. Quindi andiamo a dare quella che è la lineup, la griglia di partenza per questo gran premio di Russia. Lele Salva in prima posizione con un 1:29.685. Grandissimo tempo del pilota della Racing Point, da tre decimi al secondo, che è Drago Lievitato. Poi troviamo Danix, altro pilota che riesce ad abbattere il muro dell'1.30. Poi Alesin 1.30.073, Mauro Gold 1.30.097, Mike Mai, Flaminio, Z Pro Mauro, Marco Gano e Cartista completano la top 10. Poi Birillo Dog, Advance Apple, Overboost, Dado Izzi, Matteo Profilo e Giovi 1.6. Ricordiamo che Birillo Dog dovrà scontare una penalità di 20 secondi, sì, al termine della gara. E vediamo se, come tutte le, non è poco, ma vediamo se come tutte le volte la Red Bull ha una strategia personalizzata. Sì. Ormai è una prerogativa. Quindi credo proprio di sì. Ormai è una prerogativa quello di vedere Birillo Dog e Dado Izzi al di fuori della top 10 per poi risalire in gara con strategie invertite. Anche perché qui la soft e la media, in particolare la soft, ha veramente tanto tanto di più rispetto alle altre due mescole. Però vedremo anche la strategia dei piloti dopo la decima posizione. Non solo Birillo, anche Advance Apple, che è comunque un pilota che in gara dà il meglio di sé. Lo stesso Giovi, Overboss, vediamo. La gara è molto lunga, quindi tutto è possibile. Vedremo. Diciamo che non è fortunatamente un circuito che chiede tanto alle gomme come Singapore, perché Singapore, a parte che sia, per tornare in termini del 2018, l'hype, attenzione, perché c'è veramente un tempo bruttissimo al di sopra del cielo russo di Sochi. Aia. È quello che un po' si augurava Marco Luconi a semafori spenti, a telecamere spente anche ieri sera. Quindi vedremo cosa potrà accadere, se intanto ci sarà e arriverà la pioggia oppure si schiarirà il cielo. Attenzione alla pioggia, perché qui queste sere, mentre stavo provando con Lopensky, mi è capitata una situazione che non avevo mai visto. Praticamente mi era uscito la nuvola con le, quindi pioggia pesante, con il fulmine, e in pista non si vedeva niente, anche girando da soli. Speriamo che non ci siano almeno i fulmini. Esatto. Fulmine saette li lasciamo. No, anche perché comunque Sochi è una ridente cittadina che si affaccia sul Mar Nero, se non vado errato, quindi è una meta turistica sia per l'inverno con i suoi impianti sciistici, noti nel 2014 i giochi olimpici invernali, e soprattutto è anche una delle zone più miti e calde della Russia, quindi è anche meta di turismo estivo. E proprio questo circuito è stato fatto utilizzando le strade fatte dagli impianti che si utilizzavano nei giochi olimpici invernali di Sochi. Il circuito è stato ricavato dal villaggio olimpico che c'era, esatto, che era stato fatto all'epoca, ed è stato, tra virgolette,
Ora, può essere brutto, ci siamo, ok, è bruttissimo. A me piace un casino, però io sono sempre controcorrente. Però hanno fatto veramente un grandissimo progetto di riqualificazione, ovvero vediamo spesso tanti villaggi olimpici poi lasciati al loro mesto fine, invece qua c'è stata una riqualificazione, comunque un progetto per portare avanti tutto quello che è stato fatto per i giochi olimpici invernali. Beh, se non fossi nato in Italia ti direi quasi che tu sei cittadino di Sochi, visto lo spot pubblicitario che... No, ma perché mi ero informato. Alberto Coltran ci scrive dire longa alla Gianfranco Mazzoni, quindi dire longa alla Gianfranco Mazzoni, io non dico nulla perché non vorrei paragoni con Stella Bruno, quindi oddio Stella Bruno, beh, potresti fare Ivan Capelli a questo Ivan punto. Capelli, sì, Ivan Capelli. Stella Bruno, allora lasciamo a Marco. Io non c'entro niente. Marco mi sa che è assorto nei suoi pensieri e non vuole controbattere, quindi lo lasciamo. Dai, facciamo un gioco dei pronostici prima che finisca il giro. Io non dico niente perché il commentatore è sempre super partes, quindi... Allora, io onestamente andrei su... Sono deciso tra Drago e Danilo, faccio... Vado su Danilo. Marco? Io vado su Alesi. Alesi e Ernesto? E io mi gioco la doppietta Flaminia. Ah, attenzione, è un colpo di scena. E comunque, anche voi dalla chat. Le salva, esattamente. Perché io sono primo e voi. Ha fatto un gran tempo. Vabbè, io sono super partes. Spero che vinca lo spettacolo. Le solite parole che dicono che non fanno scontento nessuno. Anche dalla chat, fateci pervenire il vostro pronosticato. Così poi vediamo chi. Ci azzeccherà. Sta per partire il Gran Premio della Pro League. 3, 4, 5 luci accese e parte il Gran Premio di Sochi. Buono subito lo spunto di Lele Salva, ma attenzione perché qui è molto molto distante la prima curva, quindi subito a prendere la scia sia Drago Lievitato che Danix. Vediamo chi la spunterà alla staccata di curva 1 con all'interno subito Drago Lievitato che viene ha rotto, aia, è successo Danilo. Di tutto là dietro, ma anche Alesi si è girato. Alesi si è girato, quindi subito due persone vittime dei vostri pronostici. Danix praticamente si è trovato Drago che... Vediamo, succede ancora di tutto. Attenzione, perché una Red Bull, penso Birillo Dog, è andato molto molto largo. Attenzione, mamma mia, sta succedendo di tutto in queste prime curve. Drago 19% di danno. Attenzione Gano. Mamma mia. Mamma mia. Danix 76, advance 100%. Alesi pure a danno. Mamma mia, ma in questo momento c'è un'immagine di poco sconcertante. Sono sei piloti in una curva. Ritorniamo come in Austria, se ti ricordi, Andre, che arrivavamo quanti sono in curva 1. Attenzione, kartista in tre. Attenzione perché non c'è spazio per farla con Advance Apple che tenta di difendersi in qualche modo. Certo che il 100% di danno non lo aiuta assolutamente, quindi vedremo chi andrà subito ai box. Poi questo per capire quello che è successo. Attenzione Mauro Gold, no, ovviamente c'è il solito desync della stanza, quindi andiamo a togliere al momento la classifica. Dicevamo, è una palla al balzo, da prendere la palla al balzo. Attenzione Danix, cosa è successo? È box, ok, ai box. È box perché ha distrutto completamente l'ala. Insieme a lui ci sono Advance Apple, Birillo Dog e basta. Alesi è rimasto fuori, anche Drago, quindi per il momento tre i piloti ai box. C'è anche Overboost, no, Flaminio ha un danno all'ala. Flaminio ha un danno all'ala e... Sì, l'ho detto. Tre secondi subito per Lele. È arrivata anche la prima guffata dalla chat perché il buon Alberto Foltran aveva appena scritto vince Lele. Tre vince secondi. Lele. Questa sera abbiamo azzeccato. Le penalità saranno un fattore fondamentale per i piloti, perché è chiaro che qui è a forte rischio.
Comunque dicevo, è una palla al balzo, bisogna prendere questa palla al balzo per ricordarvi che noi abbiamo un sito www.formulatalentteam.com, se volete capire cosa è successo in questa marmaglia di contatti e alle rotte, potete andare nel topic dedicato alla gara di stasera della Pro League. Di solito i piloti mettono i loro commenti e i video, quindi ci sarà anche di grande aiuto capire cosa è successo da curva 1 fino alla fine dell'ultimo giro, del primo giro praticamente. Intanto è tornato, diciamo, l'ad del gioco. Sì, è tornato. Sì, sì, infatti l'ho rimesso fortunatamente. Attenzione, sì. Andiamo a vedere cosa sta succedendo, perché Mauro Gold è terzo ed è dietro a Drago Lievitato. Questo credo che non faccia piacere al pilota dell'Alfa Tauri. Intanto Overboost passa Giovi, e attenzione perché Giovi viene incalzato anche da Alesi. Intanto andiamo a vedere come siamo messi a strategie. Tutti su gomma soft, tranne Giovi che è partito su gomma media, e ovviamente sì, Danix e Advance Apple che sono dovuti rientrare nei box per sostituire l'ala. Anche Pirillo era partito con la media. Infatti, anche Pirillo? Era partito con la media, poi poi nel box. Si è smarcato. Quindi probabilmente, se tutti hanno optato per le soft, probabilmente pensano anche a una possibile pioggia. Non so. Vediamo, tutto può succedere quando Drago Lievitato è a 3 decimi dalle salva e adesso addirittura chiude il DRS non sorpassarlo. Credo che non voglia fare troppa bagarre con lui per tentare di scappare da Mauro Gold. Abbiamo quattro piloti, tutti nella zona DRS. Intanto Alesi su Giovi. È arrivato lungo, se non ho visto male, proprio Giovi. Ah, ecco, infatti è stato attaccato dal pilota della Ferrari. Dicevo, ci sono quattro piloti là davanti nel DRS, tutti nel DRS di tutti. E poi un piccolo scalino per trovare Mike Mai in quinta posizione, che si porta dietro Luca Flaminio. Quindi vedremo cosa potrà succedere al momento. Per situazione penalità, come vedete, purtroppo Lele Salva ha già preso 3 secondi per ammonimenti multipli. Deve stare attento perché la gara è appena iniziata. Quindi... Flaminio vicino a Mike Mai. Attenzione, è incollato al posteriore della Mercedes anche col danno all'ala, quindi sta andando molto molto forte. E anche comunque sta facendo una gran gara anche Drago. Sì, la davanti, ecco, questo ti volevo dire. La davanti in realtà ci sono i primi quattro, i primi, diciamo, sì, quattro che stanno creando un gruppetto e vanno allo stesso ritmo sostanzialmente. Comunque, Mike Mai è un po' staccato. Sì, Mike Mai a 2 secondi e mezzo. Andiamo a vedere se Flaminio tenta l'attacco qui o se adotterà la strategia che abbiamo visto fare prima a Drago Lievitato, ovvero chiudere il DRS per tentare di non fare troppo bagarre. Vediamo, molto molto vicino il pilota della Williams. Credo che tenterà nel rettilineo principale di passarlo, oppure cercherà di magari capire se Mike Mai ne ha veramente tanto di più e con questo danno all'ala vedrà se riesce a stargli dietro. Sì, intanto Giovi è in difficoltà con Matteo Profilo, sta cercando di difendersi, chiaramente anche mescola più dura. A Giovi credo che debba lasciare un po' sbizzarrire tutti questi piloti con la gomma soft, ovvero Matteo Profilo, anche Alesi, anche perché nella 50, sì, ma nella 57-8 giri di prestazione in più ovviamente alla soft, poi c'è un lento degrado che allora lì la sua gomma media farà un pochettino di differenza. Là davanti ho visto un decimo tra Lele Salva e Drago Lievitato. Comunque, giusto, dimmi, per la cronaca, Drago Lievitato ha 19% di danno. Sì, sì. Sì, sì, infatti sta facendo un garone con l'ala rotta, ma anche lo stesso Flaminio nei confronti di Mike Mai, e credo che il danno di Flaminio sia ben più importante, anche graficamente parlando. Eh sì, non c'è più la bandella, quindi sta veramente facendo una gran gara anche Flaminio. Dado Izzi, che partiva 14esimo, è ottavo, per dire.
con tutto il parapiglia che è successo alla partenza, era tra virgolette prevedibile, perché purtroppo sì, quando c'è questa curva molto molto lontana dalla linea di partenza arrivano tutti nella scia di tutti, e quindi Matteo Profilo intanto passa Giovi in zona DRS, quindi abbastanza facile il sorpasso della Renault nei confronti dell'Alfa Tauri di Giovi. Là davanti non si smuove ancora niente, continuano a... Danix, 3 secondi per ammonimenti multipli anche lui. Attenzione anche a Z Pro Mauro, che è molto vicino a Mauro. Vediamo Z Pro Mauro, se vorrà tentare un attacco si fa solo vedere nei confronti della McLaren di Mauro Gold. Due Mauro a confronto, uno Z Pro Mauro che all'esterno vediamo di questa curva, poi si butta all'interno e riesce a passare il pilota Haas. Vediamo se potrà averne di più e tentare di andare a sorpassare anche Drago Lievitato e Lele Salva, conscio anche del fatto che Lele Salva ha 3 secondi di penalità. Marco Ganu vicinissimo a Flaminio, attenzione, sono 6 secondi di penalità per Lele Salva. Attenzione perché Marco Ganu è vicinissimo a Flaminio e si è anche ricongiunto da Doizzi. Quindi abbiamo un altro quartetto con Flaminio che ha perso un pochettino nei confronti di Mike Mai, che rimane a 3 secondi e 2, 3 secondi e 3 dal quartetto di testa. Vediamo se Marco Ganu si fa vedere nei confronti di Flaminio in questa importante staccata che abbiamo nella seconda zona di RS. Al momento si fa solo vedere, tira una grande staccata, anche qualche bloccaggio di troppo per le ruote anteriori dei quattro piloti sopracitati. C'è stato un errore di Marco Ganu che ha rotto l'ala su Flaminio. Perché Lele Salvo è un po' in difficoltà, Drago è incollato. Drago è incollato, intanto da Doizzi passa sia Flaminio che Marco Ganu. Entrambe box. Occhio davanti. Drago Lievitato passa a, in questo momento, Lele Salva, anche con un danno all'ala del 19%, vedremo cosa potrà fare il pilota dell'Alfa Tauri, attualmente secondo in classifica generale della Pro League. Anche Z Pro Mauro molto vicino, andiamo a vedere se tenterà la stessa mossa che ha fatto Mauro Gold. È arrivato un pochettino più staccato del giro prima, quindi si è fatto solo vedere negli specchietti della Racing Point di Lele Salva. Intanto 3-4 là dietro, Van 2 box, scusami, Luca, Flaminio e Marco Gano. Sì, sì, sì. E poi da Doizzi si è staccato. Altro errore di Lele. Allora andiamo a vedere se Z Pro Mauro tenterà subito il sorpasso per evitare una fuga di Drago Lievitato. Tutti ovviamente hanno il DRS, quindi molto molto difficile sorpassare al momento. Si fa solo vedere Z Pro Mauro. Ovviamente in questo T3 Drago Lievitato fa un pochettino più di fatica, è il più guidato, attenzione perché lì è facile perdere il posteriore. Abbiamo visto come ha scodato l'Alfa Tauri di Drago. Vediamo cosa succederà. Sta avendo un calo comunque, lo vedo un po' in difficoltà, un po' al limite, non so. Traverso di Lele Salva, come sempre purtroppo Lele Salva col ritmo gara non si trova ancora a suo agio. Beh, è importante per loro tenere comunque il DRS attivo nei confronti di Drago. Magari tra poco dovrebbero fermarsi, tra l'altro, no? Non lo so, ancora no, però. Comunque, Matteo Profilo su Alesi intanto. Matteo Profilo su Alesi e va a nona posizione. Buona anche la partenza del pilota della Renault. Cioè Marco Gano che ha rimontato la rossa. Quindi questo potrebbe essere un segnale? Non lo so. Intanto Marco Gano passa a Flaminio, ovviamente, che si sono fermati tutti e due vicini. Purtroppo Marco Gano è andato a tamponare Flaminio nel T3 e quindi ha rotto l'ala. Quando Flaminio ha montato la gomma media, lui invece è andato per la soft. E dietro c'è Danix con Apple, stanno lottando per le ultime due posizioni.
si divertono un po' anche loro, purtroppo sfortunati. In attesa di un safety car, dai, diciamo. No, mannaggia. No, loro, non... dico, penso che chiaramente per loro sarebbe l'ideale. Sto, 3 secondi del Birillo. Quindi si aggiunge anche l'alfiere della Red Bull Birillo Dog ai 3 secondi di penalità. Abbiamo 3 secondi per proprio Birillo e Danix, 6 secondi per Lele Salva, che sta perdendo un po' di contatto su Drago di Vitato, che sta facendo veramente un'ottima gara al momento con l'ala rotta. Vediamo se Z Pro Mauro si fa vedere, o addirittura Mauro Gold se si fa vedere su Z Pro Mauro, perché è molto più vicino lui. Rispetto... Ma è un vecchio marpione, rimarrà dietro, no. Aspetterà. Matteo Profilo, 3 secondi. E comunque si continua con questo quartetto quando siamo arrivati al nono giro di 53 previsti. Overboost, staccata potentissima da parte della Williams di Overboost, che poi perde un po' il posteriore e va a tamponare Cartista. Marco Gano intanto 1.35.103. Giro più veloce della gara al momento. Z Pro Mauro è vicinissimo alle Salva questa volta. Nel T2 perde un pochettino Lele, non riesce a sfruttare. Cioè, sì, è incredibile come riesce a è incredibile come riesce a fare il T2 Drago Lievitato, con l'ala rotta. Sì, è ma anche perfetto. Lele, che mi sembra più in difficoltà in questo tratto, perché dietro si avvicina, vedi quanto è vicino alla Z Pro Mauro? Eh sì. Forse è un tipo di setup sicuramente che predilige la velocità massima. Andiamo a vedere cosa succederà in fondo al rettilineo principale. È molto vicino, vediamo se esce bene Z Pro Mauro. Vediamo. Ultima curva, trazione, e si va verso il lungo rettilineo. Eh no. Esce bene dall'ultima curva, Lele Salva riesce a prendere quel decimino. Ma c'è anche... Ma attenzione. Guarda quanto guadagna però. Oh, okay, che c'è il DLS. Mamma Z Pro Mauro. Ha rischiato tantissimo. È arrivato un pochettino lungo. Vediamo cosa succede dietro. Cartista rimane comunque negli scarichi di Overboost e dietro di loro stanno arrivando sia Matteo Profilo che Alesi, quindi buona al momento la gara della Renault. Attenzione, Marco Gano è arrivato su Birillo. Marco Gano credo che abbia messo la gomma soft per tentare di recuperare il più possibile su quelli davanti, anche perché vedo che sta uscendo un timido sole nel cielo russo di Sochi. Lungo Matteo Profilo, curva 7. Mannaggia. Mannaggia, che peccato. Speriamo che... Beh, tutto sommato rimane ancora in zona DRS di Cartista. Sì, sì. Vediamo, vediamo. Di nuovo... C'è un danno anche per Lele. Per Lele Salva? Stesso danno di... Sì, stesso danno di Drago. Ma dal primo giro? Anche lui sulla... Ah no, adesso. Urca, non vorrei che abbia... Lato sinistro. Secondo me ha toccato il muro in uscita da curva 4. Può essere. Può essere, vediamo. Si rilanciano ancora nel rettilineo principale. Lele Salva questa volta è molto molto vicino a Drago Lievitato. Vediamo se ci sarà l'attacco box per Cartista. E c'è Cartista. L'attacco da parte del suo compagno di squadra, che si riporta in prima posizione. Purtroppo però ha 6 secondi di penalità, quindi dovrebbe tentare di dare 6 secondi al gruppetto qua dietro. Eh sì, per ora è dura. Bella questa immagine che ci ha fatto vedere quanto i piloti arrivino al limite della pista e sfruttino tutta la carreggiata messa a disposizione da questo circuito. Mica mai 3 secondi di penalità, quindi si aggiunge al suo compagno di squadra. L'impostazione di curva 7 è andata troppo sul cordolo. Sì, qua comunque in certe curve fortunatamente si sono accorti che dall'anno scorso si poteva tagliare un pochettino troppo. Non hanno fatto ancora un lavoro certosino
in casa con The Master, però diciamo che ci avviciniamo già a qualcosa di fattibile, ecco. Vediamo intanto, cioè Matteo Profilo a ridosso di Overboost, ma qua davanti vedremo se continueranno a marcarsi, anche perché Mickey Mai continua a essere a 3 secondi e 8 nei confronti di questo quartetto, con l'Ele Salva che esce di traverso dall'ultima curva. Arrivano in staccata di curva 1. Credo che sia Z Pro Mauro che Mauro Gold stiano dicendo: andate voi, non vi preoccupate, noi recuperiamo Hers. Anche perché non ha senso, sapendo che Drago Lievitato comunque perderà abbastanza ai box, sicuramente più tempo sia di Z Pro Mauro che Mauro Gold, perché dovrà cambiare l'ala, a meno che decida di non cambiarla nelle impostazioni. E anche perché l'Ele Salva, si sa, ha 6 secondi di penalità. Là dietro intanto c'è una bagarre per la settima e ottava posizione tra Overboost e Matteo Profilo, che sta avendo veramente un buon passo. E tra l'altro davanti a loro, 8 secondi e 6 prima di loro, Dado Izzi è riuscito ad andare a riprendere Mickey Mai dopo lo spavento che si era preso dal tamponamento di Flaminio e Marco Ganu. Marco Ganu, tra l'altro, è andato a riprendere anche lui una Red Bull, quella di Birillo Dog. Matteo Profilo vicinissimo, si fa tutto sulla sinistra e va a passare Overboost. Settima posizione per lui. Vediamo dove potrà arrivare a questo punto il pilota Renault. Ovviamente questa sera in vesti di pilota Renault, scuderia lasciata per... per i piloti che fanno parte della Formula Open. Vediamo Dado Izzi sul rettilineo principale. Si butta in scia di Mickey Mai. Oh, attenzione, c'è un sorpasso là davanti. L'Ele Salva all'interno. Drago all'interno di L'Ele Salva. Sì. E quindi sorpasso. Andiamo a vedere Dado Izzi. Invece rimane ancora dietro a Mickey Mai. Overboost si avvicina a Matteo Profilo, ma non riesce a tentare il controsorpasso. C'è da seguire anche Marco Ganu con Birillo Dog. Vediamo, arriva molto molto vicino al pilota della Red Bull. Si fa vedere negli specchietti. Niente da fare anche per lui. Danix invece, insieme ad Advance Apple, sta facendo gara insieme. Intanto Giovi, 3 secondi di penalità. Si aggiunge anche il pilota dell'Alfa Tauri. Una gara un po', come dire, alla Silverstone. Tutti ovviamente che si avvicinano col DRS non riescono a regalarci. Andare via è difficile davanti, sì. Ma lo sapevamo, i primi quattro tralasciando il passo, secondo me. Sì, tralasciando il passo, e che comunque mancano ancora 40 giri, sì, appunto, però 40 giri, il DRS qui, Marco Ganu 3 secondi. Il DRS qui dà davvero tanto, quindi è difficile scappare, proprio come a Silverstone in Austria. Sono tutte queste piste a trenino, come si dice in gergo tecnico. Vediamo cosa succede intanto là dietro, perché di nuovo Marco Ganu si fa vedere. Ma Alesi intanto va ai box. L'Ele Salva va al sorpasso all'esterno di Drago Lievitato. Quindi altro switch. Ce ne sono stati due al momento. Alesi ai box, monta gomma media. Vediamo Marco Ganu se questa volta ce la fa nei confronti di Birillo Dog. All'interno, attenzione, sembravano quasi incrociarsi i due piloti. Alesi addirittura che è rientrato dietro a Cartista e Danix. Vediamo se Z Pro Mauro deciderà di sparigliare un po' le carte. Errore di Matteo Profilo che viene sorpassato da 9. Ha rotto? No, fortunatamente no. Ha andato largo a curva 7. E anche Marco Ganu ha sorpassato Birillo. Sì, in curva 1 l'abbiamo visto.
Vediamo cosa succederà qua davanti, se Zeta Pro Mauro vorrà tentare un attacco, a cercare di mettere un po' di zizzania tra i primi due che si stanno facendo praticamente battaglia dal primo giro. Con Mauro Gold Mauro Gold li sta osservando dall'inizio gara, perché non ha nemmeno tentato di avvicinarsi, ma onestamente era anche inutile, tanto nessuno scappa via in questo momento. Quello è sicuro. E poi tra l'altro ci sono 17 punti tra lui e, che è leader della classifica al momento della Pro League, e Drago Lievitato, quindi al momento ancora la situazione sotto controllo, magari sapendo anche che là davanti le salva ovviamente a 6 secondi e Drago Lievitato ha questo danno all'ala, quindi non ha nessun senso tentare un attacco al momento per Mauro Gold. Si stanno intanto avvicinando là dietro Michemai e Dadoizzi, perché sono a 3 secondi e 2 al momento, erano a 3 e 9 qualche giro fa, quindi vedremo se sarà un sestetto a guidare questo Gran Premio di Sochi. Si è svegliato tutto ad un tratto Michemai. Beh, diciamo che forse là davanti stanno anche un po' aumentando il ritmo, il Canizio perde effettivamente parecchio, però 3 secondi sono comunque tanti, eh. Sì, sono tanti, però dal rischio di arrivare a 4 secondi. Ma Sainz gli undercut anche. Vediamo cosa succederà. Abbiamo visto che qui ieri l'undercut è stato molto molto potente. Tanto Marco Gano è arrivato su Giovi e poi Matteo Profilo si è messo dietro a Overboost. Vedremo se ci sarà l'attacco in fondo al rettilineo principale. Lele Salva intanto viene sorpassato per un'altra volta da Drago Lievitato. Attenzione, Zeta Pro Mauro all'esterno di Lele Salva. Vediamo cosa... oddio, in tre. O no, in tre. Secondi per Lele Salva. No, Drago Lievitato dice ok. Mamma. Drago Lievitato stava perdendo la macchina, ma d'altro canto Zeta Pro Mauro, per non prendere un avviso e arrivare largo, praticamente si è piantato in uscita di curva e Lele Salva stava per tamponare. Anche Drago è rimasto molto molto tranquillo, tra virgolette, quindi preferito tanto un po' fargli passare. Dado Izzi ha sorpassato Michemai. C'è stato un altro switch, vediamo, 2 secondi e 7, continuano, se continuano a battagliare così si riuniscono anche abbastanza facilmente i piloti al momento in quinta e sesta posizione, quindi vedremo cosa succederà. Io ho visto praticamente Drago Lievitato che a un certo punto è come se avesse detto fate voi, io non voglio centrare nulla, perché aveva a destra Zeta Pro Mauro e a sinistra Lele Salva. Vediamo se Mauro Gold, vedendoselo lì davanti, magari tenterà anche lui l'attacco. Vedremo. Anche perché siamo arrivati all'ultima curva. Deve fare attenzione però, Drago Lievitato, perché Mauro è uscito molto molto bene. Vediamo là davanti. Attenzione a Zeta Pro Mauro, perché potrebbe tentare di scappare. Al momento non cambia nulla là davanti e Dadoizzi al momento a 2 secondi e mezzo nei confronti del quartetto di testa, 2-4. Continuano a guadagnare, vedremo se Michemai riuscirà. Stanno anche perdendo tempo passandosi, diciamo, ecco. In continuazione, sì, quello è vero. Sì. Quello è vero, però comunque anche prima di iniziare questa bagarre un po' più colorita, un po' più vivace dal quartetto di testa, attenzione perché il Zeta Pro Mauro è riuscito a togliere il DRS alle Le Salva, e questo è un punto cruciale del Gran Premio. Sì. Un secondo e uno. Vedremo cosa succederà al momento, perché Zeta Pro Mauro è stato buono in terza posizione e appena si è messo là davanti, 1 secondo e 3, attenzione. Al momento io credo che sia Lele Salva che Drago dovrebbero andare ai box.
E infatti Lele salva i box insieme a Drago. Vediamo se cambiano l'ala. Vediamo, quindi Lele salva e Drago ai box. Continuano Mauro Gold e Z Pro Mauro. Mauro Gold a 2-4. Tratto anche da Doizzi, che tenterà di fare undercut a quelli davanti. Media per Lele salva e cambio d'ala. Drago lievitato anche lui ha cambiato l'ala? O no? No. Drago... No, perché è uscito veramente tanto dietro Lele salva. Drago non ha cambiato l'ala. Porta ancora 19% di danno. E attenzione, perché davanti a Drago lievitato c'è Birillo Dog. Quindi potrebbe esserci un po' di gioco di squadra. E da Duizzi è un secondo e 8. Sì. E questo potrebbe far perdere un pochettino a Drago se iniziano a ingarellarsi insieme a Birillo. Birillo dovrebbe cercare di andare a prendere il DRS dall'altro compagno di squadra di Drago lievitato, che è Giovi. Di battaglia tutta tra Tori al momento, tra la settima, ottava, nona e decima posizione. Altra cosa, davanti a Drago c'è Marco Gamo. Quindi anche lui con gomma soft usata da 10 giri potrà almeno tentare di frenare la corsa. Mauro Box, Z Pro Mauro. Scusami. Z Pro Mauro Box, Mauro. I due Mauri vanno ai box. Vediamo se li segue anche Michele Mai. Vediamo sì, Overboost sì. Matteo Profilo. Sì. Overboost rimane fuori, Matteo Profilo anche. Marco Gano ovviamente continua e attenzione, perché Birillo Dog è riuscito ad andare a prendere il DRS e questo potrebbe essere un punto fondamentale per tentare di stoppare la risalita di Drago. Vediamo dove usciranno. Mauro Gold esce al momento. Z Pro Mauro è uscito davanti. Z Pro Mauro è uscito davanti, attenzione, difende. Birillo si difende e non passa. Vediamo all'esterno Drago, vediamo cosa potrà fare anche Giovi là davanti. Prevedibile, si è messo per Giovi davanti per non dar spazio a Birillo. Intanto altri 3 ancora secondi per Lele salva. Dicevo, si è messo per la tipica morsa blu che facevano i due Red Bull in Spagna e in Ungheria, per non far passare proprio Drago lievitato in quei due frangenti. L'hanno fatta anche questa sera in Alfa Tauri, con la differenza che purtroppo Birillo Dog ha rotto l'ala. Quindi al momento Birillo Dog passa Mauro Gold, ma dietro di lui deve guardarsi da Dadoizzi, deve cercare il prima possibile di andare a riprendere i piloti davanti. Al momento ha il DRS nei confronti di Giovi, che dovrà difendere il suo compagno di squadra. 3 secondi per Birillo, il suo compagno di squadra Drago, anche da Mauro Gold e da Doizzi, che stanno arrivando veramente molto molto forte. Nel mentre chi se la spassa è Z Pro Mauro, perché è uscito veramente tanto davanti agli altri e davanti a lui c'ha il suo compagno di squadra. 5 secondi per Birillo Dog per l'accelerazione. Mannaggia, vediamo Mauro Gold sul rettilineo principale passa anche abbastanza facilmente, è andato un po' lungo qui. Tanto Matteo Profilo dal secondo posto in Prime attualmente è il secondo posto in Pro. Ancora si deve fermare però. Però tutto sommato partito tredicesimo, partito tredicesimo, è stato buono sì, là dietro sì. Sta facendo veramente una buona gara, per carità, però sta facendo sì una buona gara. Buono non tanto, comunque ha sconfitato per sparare dei sorpassi. Ottima prova. Avrà imparato dalla gara di venerdì scorso a Singapore. Stando dietro a Longo, sicuro. Io non ho fatto. Sì, ne ho fatto due di sorpassi, però tutte e due pulite, quindi fortunatamente.
Vediamo intanto, da Dovizi è vicinissimo a Mauro Gold che non ha ancora il DRS, davanti a Drago lievitato a un secondo e uno, deve cercare in tutti i modi di recuperare un decimo, se no da Dovizi è facile che vada a passare. Intanto Marco Ganu ha passato Matteo Profilo che si è girato, penso abbia fatto un errore. Vai box Matteo Profilo. O credo che sia uscito più lento proprio per andare ai box e farlo capire, diciamo, ai piloti dietro. 1 e 2, Mauro Gold da Dovizi si prepara all'attacco. Vediamo nei confronti della McLaren. Non credo. Abbastanza saggio al momento da Dovizi, perché sa che se si mette a battagliare con Mauro poi è difficile andare a riprendere Drago. Quindi credo che rimarrà ancora un giro dietro al pilota McLaren per vedere se ne ha per andare a riprendere Drago. Intanto Z Pro Mauro è arrivato nei confronti di Marco Ganu e Overboost 20 giri su questa volta. 20 giri. 20 giri penso che infatti guarda la difficoltà che c'ha. È vero che l'anno scorso in Prime ovviamente il carico di carburante incideva molto di meno, ma l'anno scorso in Prime, come ricordavo anche ieri sera, il buon River Tsunami aveva fatto mi pare 23-24 giri con le gomme medie. Però credo che infatti Ganu è passato, è rimasto dietro Z Pro Mauro. Questo secondo me gli farà perdere tanto tempo nei confronti dei piloti dietro. Infatti è già 1,7, 1,5 il distacco con Overboost che si fa tutto sulla destra per andare ai box. 1,4. Un secondo. Ah no, ok, adesso si sta aggiornando perché c'è Overboost ai box. Vediamo. 1,3 comunque. 1 e 3, Drago lievitato nei confronti di... No, mamma. È un disastro. Peccato. Ha sbagliato l'ingresso ai box. È arrivato lungo. Ha preso altri 3 secondi. È un grandissimo peccato perché aveva fatto una gran pole. Però purtroppo diciamo che le salva sta caratterizzando questa annata con quello che dicevo prima, ovvero fa delle buonissime qualifiche, sì, poi sul ritmo gara un po' più che altro si perde anche poi nel via nel corso della gara, anche tende nella un po' gestione a... della gara. Nella gestione, sì, ancora deve migliorare un po'. O meglio, è un po' troppo falloso quei tagli. Poi si nervosisce, sì. Perché ci sono stato in parte, ci ho giocato insieme. Si nervosisce dove ha preso qualche taglio di troppo e poi va nel pallone per dare fa disastro. Comunque ricordo tanto un pilota Prime 2016. Comunque ringraziamo il buon Marco Bruno 21 per il follow, quindi continuiamo a crescere anche questa sera. Andiamo a vedere là davanti, Z Pro Mauro ha ancora 2 decimi da recuperare sul suo compagno di squadra per andare in zona DRS. Dietro si sono un po' stabilizzati i distacchi perché Drago è rimasto a 1,4 e Mauro Gold invece sta un pochettino perdendo nei confronti del pilota Alfa Tauri. 1,7, era arrivato a un secondo e mezzo. Ora vediamo anche un attimo Z Pro Mauro con Marco Gano, perché tra poco andrà a prenderlo sicuramente, deve subito liberarsene. Io non vorrei aver mostrato un dato sensibile della power unit di Z Pro Mauro, ma credo di sapere il perché non riesca ad andare a prendere il suo compagno. Io credo di aver capito perché tu abbia perché anch'io aver capito che perché non lo prende, ecco. Ma anche il compagno di squadra non è che si è messo meglio. Ah, bene, forse è un problema a questo punto. No, ma è un problema di vista. Vediamo. 2 secondi intanto Mauro Gold. Attenzione. Danix altri 3 secondi di penalità. Mannaggia, errore di Michemai, l'ho visto perdere tantissimo nei confronti di Giovi, infatti Giovi l'ha sopravanzato e lui usciva lentissimo. Uscito da curva 9, uscito da curva 9 per perdere la macchina.
Vediamo intanto, Z Pro Maur è riuscito a entrare in zona DRS nei confronti del suo compagno, mentre Drago Lievitato è un secondo e mezzo e Mauro Gold rimane a due secondi. Io in questo momento penso a una cosa. Credo che Dadoizzi ne abbia un pochettino di più nei confronti di Mauro. Non sarebbe meglio farlo passare, attaccarcisi dietro per andare a riprendere quello là davanti? Punto di domanda. Ma anche no. Flaminio, su mi che mai. Che è Mauro, da Z Pro Mauro. Timas, chissà cosa stanno... Tra l'altro il Team Haas scuderia statunitense che proprio quest'anno nel 2021 avrà la bandiera della Russia sulla sua livrea per lo sponsor ovviamente Uralkali. Alla faccia della guerra fredda. Alla faccia della guerra fredda. Soldi, altro che guerra fredda. E tra l'altro era uscita qualche indiscrezione proprio sulla Haas, ovvero che all'inizio si era pensato ad un progetto con la bandiera americana, la bandiera russa e la bandiera tedesca per Michael Schumacher, quindi ancora di più tensioni da guerra totale Michael. Proprio. Michael? Mick, che tra l'altro Mick, anche sì. Lui ha deciso di mettere MSC. Ma attenzione a Mick e Mai, che ripassa Flaminio. Invece intanto... Z Pro Mauro. Sì, penso che lo passerà a fine rettilineo. Ha perso altri due decimini Mauro Gold nei confronti di Drago Lievitato. Z Pro Mauro passerà ancora prima della staccata, ovviamente, perché è molto vicino adesso. DRS per lui e Marco Ganu, da buon compagno di squadra, non resiste. Anche perché c'era poco da resistere, arrivava il triplo più veloce. Sì, Mauro Gold deve stare attento ad Dovizi, perché mi sembra che stia prendendo molto sempre più ritmo gara. Per quello che io dicevo, secondo me è meglio farlo sfogare, mettercisi dietro e farsi trainare. Sì che è un pilota che farlo poi sfogare, però se ne va. Cioè, voglio dire, poi comunque battaglierà punti, con Drago. Sicuro battaglierà con Drago. Confermo il manche, no, di Ernesto. No. Ma allora, a parte che io fossi un dado, finché mi sta bene quel ritmo, non lo sorpasserei. Ma per il semplice motivo che se non hai tanto più basso qua, con l'ERS non ti stacchi, quindi non conviene mettersi davanti. Molto bene, allora andiamo a vedere cosa cartista. Che sono stati anche abbastanza al momento, fino a questo momento sono anche abbastanza bravi. Andiamo a vedere un vabbè, però non ti sta mai bene, no, niente. Ma guardi le mani, mica ti accorgi. Penalità, eccole qua. 3 secondi per Marco Ganu, cartista e Matteo Profilo. 6 secondi per Mike Mai, Giovi, Danix e Advance Apple. 11 secondi per Birillo Dog. Errore di Ganu. Credo che venderà cara la pelle nei confronti di Drago Lievitato. Danix, intanto Flaminio ai box. Flaminio ai box, danno? 18 giri su questa gomma media? Secondo me non si trova. Vediamo. Tanto là davanti non sta succedendo nulla. Rossa. No. È ancora. È molto vicino anche ora a Marco Ganu, Drago. Vediamo, 1.9, ha recuperato qualcosina Mauro Gold, 1.7, deve passarlo subito Drago, deve passare subito Marco Ganu, perché credo che ovviamente farà un pochettino le spalle larghe per permettere a Z Pro Mauro di scappare, e questo però potrebbe... funzionare, potrebbe anche dare qualche vantaggio, grandissima scordata di Drago, potrebbe dare qualche vantaggio anche a Mauro Gold tutto sommato.
Tanto dietro continua una grande battaglia che è quella di Michemai contro Giovi, con 19 giri di gomma in più. Giovi comunque tutto sommato riesce a stargli attaccato. In realtà Michemai è appena passato. Sì, però prima la prima aveva passato. Fidati, molto in difficoltà Giovi in questo punto. Sì, vediamo cosa riuscirà a fare Giovi. Tanto non, Drago Lievitato non è riuscito a passare Mauro Gold, Marco Ganu. Quindi questo è tutto tempo perso per il pilota dell'Alfa Tauri. Da Doizzi rimane comunque tutto sommato lì dietro. Michemai è sopra ai 10 secondi di distacco. Uno e 6. Z Pro Mauro se ne sta andando. 2-3. Quindi è stato. Comunque si è subito visto che Z Pro Mauro ne aveva un pochettino di più degli altri. Sì, è vero. E che stava dietro, diciamo, a studiare la situazione. Quando è riuscito poi a andare davanti, subito è riuscito a scappare, perché in due giri credo che abbia tolto l'ele salva dalla zona DRS. Vediamo, Marco Ganu esce dall'ultima curva, vediamo se stavolta Drago riuscirà a passarlo. Io credo, è molto vicino. Un po' lontano però. Cioè, vicino fino a un certo punto. Ma io credo che ne abbia tantissimo sul dritto Marco Ganu. Ecco, magari la prepara ora qua, in uscita. Vediamo. È però distante, o si butta... No, rimane dietro. No, ancora qua, un po' lontano. A questo punto dovrà rimanere per tutto questo tratto di gara. Tratto di pista. Flaminio su Birillo Dog con questa gomma soft nuova. Birillo Dog si fa tutto sulla destra, ma Flaminio, staccatona di Birillo che va lungo. Vediamo se Flaminio riuscirà a passare all'esterno. A questo punto si toccano i due. Credo che non sia affatto contento Luca, conoscendolo, di questa resistenza. Occhio a Drago. Drago su Marco Ganu. Ancora ha sbagliato Marco Ganu. Sì. Ha resistito, però poi è arrivato lungo. È arrivato lunghissimo. Sì. Da Doizzi, vicinissimo. Vicinissimo a Mauro Gold. Vediamo, Ganu rientra e andrà a montare a questo punto, credo, gomma media. Eh sì, ancora non l'ha messa. È vero, perché era l'unico pilota ad aver messo due soft al momento in pista. Flaminio ancora dietro a Birillo. Oh, da Doizzi passa Mauro Gold. Sì. In staccata di curva 1. E vediamo se a questo punto da Doizzi ne avrà di più. E Mauro Gold se riesce a stargli dietro per farsi trainare e andare a riprendere almeno Drago Lievitato. Flaminio e Birillo. Flaminio e Birillo questa volta però stavolta DRS abilitato, e ovviamente ne ha tantissimo di più in trazione con questa gomma soft. Riesce a passare il pilota della Williams. A questo punto vediamo, secondo voi quelli davanti si fermeranno ai box per montare una soft, oppure andranno, ci arriveranno queste gomme medie in fondo? Queste ci arrivano. Possono fare pure la prossima gara in Giappone. Consiglia Giovi a 28 giri già. Giovi è partito con questa mescola. Io credo che Giovi, Danix, Advance Apple dovranno rientrare quasi per forza. Giovi, sì, ma solo deve un Advance Apple. Eh? Solo Giovi, un Advance Apple potrà. Giovi, Danix, Advance Apple.
L'ho okay. detto due volte? Boh. Sì. Sì. Secondo me a forza di bere, secondo me a forza di bere due Dolzeppole. Ma sto bevendo una Red Bull perché mi stavo spegnendo. Ti sto ubriacando da 5 minuti. No, ma sai perché? Perché Fitmark ha riscattato un bevete, quindi bisogna. Okay, spero che, ma non ubriacarsi. Bevete responsabilmente. Ah, devi correggere la Red Bull. No, è Red Bull. Bevete responsabilmente. Oh, attenzione, altri 3 secondi per Birillo. Ecco. Sì, diciamo che. Ma quale volta? Ecco, ecco. Beh, siamo in tema comunque. Red Bull per i motori e vodka perché siamo in Russia, quindi siamo a posto. Sì, e poi siamo fuori pista anche. Però. Il buon Marco Luca. Cosa sta succedendo in quello stanzino? Matteo Profilo, 3 secondi intanto. Vediamo come siamo arrivati a penalità. 6 secondi per Mickey Mai, Danix, Advance Seppol, Matteo Profilo e Giovi. 3 Danix sono 9. Birillo Dog 17 secondi. E comunque tutti gli altri ancora senza penalità. Non riesce ad andare a riprendere Drago Lievitato da Loizzi. Tutto sommato Mauro Gold rimane comunque dietro di lui con le unghie e con i denti. 3-7 intanto Z Pro Mauro nei confronti di Drago Lievitato, che sta facendo una gara, lo ricordiamo, strepitosa, con un danno all'ala del 19% da inizio gara. Danix Advance Apple Box era andato il giro prima Giovi, quindi ovviamente gomma soft con Danix. No, Advance Apple che ha una gomma usata di due giri. Sì, beh, della qualifica. Mannaggia, ovvero due giri non cambiano nulla. Però comunque non ha una gomma nuova immacolata per la gara. Devono fare 23 giri questa rossa, considerato il fatto che pure Marco Gano non è riuscito a farne 20. L'unico che ce l'ha fatta è stato Overboost. Ma come? Male, ovviamente, però ce l'ha fatta. Buonasera, è arrivato il buon Raffaele Lelli dalla chat, quindi buonasera, tutto bene, al momento comanda Z Pro Mauro che sta prendendo il largo. A parte l'ubriacatura di Long pochi minuti fa. uno che fa il direttore di gara scrive vodka Red Bull e io sono quello che mi ubriaca. Attenzione, Marco Ganu riesce a sorpassare Matteo Profilo. 4 secondi intanto, 4 secondi, sì. E Dado Izzi non riesce ad andare a prendere Drago Lievitato perché è arrivato addirittura a 3 secondi e 1 il distacco. Tra l'altro, in classifica generale, con questi risultati cambierebbe qualcosa, o sbaglio? Allora, il secondo ne prende 18, giusto? Di punti. Sì, 18 e 12, il quarto 12 ne perde 6 al momento. Ganu su cartista. Ma quello che guadagnerebbe di più è Z Pro Mauro perché guadagna 7 punti nei confronti di Drago e ben 13 nei confronti di Mauro Gold. Arriverebbe a Potrebbe iniziare a farsi interessante, anche se mancherebbero 35. Aspetta che vado a controllare mentre voi ditemi se succede qualcosa. Sei 52. 52. No, era 48, quindi fino a 13 fa 35. Aspetta, che ci vado subito a controllare. Allora, era 167 e Mauro Gold 215, quindi sì, 48. 48, sì, l'avevamo visto anche prima, quindi 48 punti, recupera 13, 13 punti, 35, sì, 35. Prego, si figuri. Questo è un calcolo molto... ha dovuto usare la calcolatrice proprio. È un disastro, sono le 11 35... per tutti.
35 ma da uno che lavorava in attenzione Mauro Gold nei confronti di Dado Izzi, ancora prima della passare. Staccata l'ha lasciato passare? Sì, sì. Urca, 3 secondi e 9. L'ha lasciato passare, attenzione perché Dado Izzi all'interno. Mauro, sì. All'interno di Mauro Gold. Ah, non aveva perso. E così può dire addio, credo, a Drago Lievitato. Al sogno di andare a riprendere la seconda posizione. Però, tutto sommato, potrebbe perdere solo 3 punti Mauro Gold se riuscisse a prendersi la terza posizione. Beh, comunque 35 punti. E mancano sommato 5 gare poi. 5 gare inizierebbe comunque, non ha niente da perdere, onestamente non avrebbe nulla da perdere. Occhi a Mauro che si continua a farsi vedere nei confronti di Dado Izzi, che non credo sia molto per la quale di far mettere di nuovo davanti il buon Mauro Gold. No. Però ancora mancano 20 giri. Bandiera gialla, si è ritirato Advan Seppol, attenzione. Safety car virtuale. Virtuale. È stato un contatto con Danix, perché anche Danix era girato. Oh, che peccato. Allo stesso punto. E credo che abbia tirato un sospiro di sollievo Z Pro Mauro e anche Drago Lievitato, perché poteva esserci una safety car e quindi riazzerava di nuovo tutti gli stacchi, invece è arrivata solo una virtual. Danix ha tutto sfasciato. Intanto ci dicono dalla chat che siamo a 11.115 visualizzazioni e quindi abbiamo fatto un sacco di visualizzazioni da quando siamo entrati su Twitch. Sì, no, devo dire che sì. C'è ancora la virtual, ma al momento sì, sarebbe al di fuori della zona DRS. Ok, c'era stato urca quanto hanno guadagnato nei confronti di Drago, un secondo con questa virtual. 3 secondi e 1 addirittura. Io l'ho sempre detto e continuerò a portare la mia crociata che la Virtual Safety Car non dovrebbe più esistere. No, volevo fare la rima, però ho detto poi vabbè, siamo in live. Non ha tanto senso la Virtual Safety Car. Cioè, almeno strutturata così. Ma il problema è che non è che è strutturata, il problema è che è di difficile attuazione una cosa, l'idea che, diciamo, della virtual safety car. Allora, dovrebbero fare come avviene in altre formule, tipo pure la Formula E, dove la direzione gara preme un bottone e tutti vanno a 60 km all'ora. Così nessuno guadagnerebbe. Sì. Autolimiti i motori o la parte elettrica, quella è facile da controllare anche da remoto. Usano questi motori ibridi e cavolo, utilizziamo la tecnologia per le cose giuste, non far prendere tempo a delle persone in virtual safety car. Ma hanno 10 km di cavi all'interno della macchina, cavi elettrici all'interno della macchina, è utilizzassero per qualcosa di sensato. Intanto Giovi altri 3 secondi di penalità. Mauro Gold continua a rimanere al di fuori della zona DRS di Dado Izzi. Quindi grosso modo è cambiato tantissimo per Mauro dopo questa virtual, perché essere al di fuori della zona DRS nei confronti di una macchina davanti, abbiamo visto quanto serva su questo circuito l'ala posteriore mobile, quindi vediamo se riuscirà a ritornarci oppure se il buon Dado Izzi riuscirà a prendere tempo. Ok, allora, intanto Flaminio
Mi chiamai passa overboost. Con overboost che si difende e esce di traverso. E dietro stava arrivando Giovi. Vediamo, non riesce a passare Giovi. Sì, perché fa un grandissimo cambio di traiettoria, ma traziona molto meglio il buon overboost. Osso veramente tanto duro, l'abbiamo visto anche in Formula 2. Pilota molto molto difficile da sorpassare, ma io credo che al momento Giovi riesca a passare anche abbastanza facilmente grazie al DRS. E Flaminio passa cartista. Alesi intanto fa registrare la miglior prestazione in 1.34.052, con Mauro Gold che ha perso altri 2 decimi nei confronti di Dado. Ti segnalo comunque Matteo Profilo sesto. Matteo Profilo sta facendo veramente una buona gara. Andiamo a vedere. Mi pare che siano 3 secondi per lui. No, sono 6 secondi. Quindi al momento sarebbe secondi dietro anche a Cartista. 33.6 intanto Danix. In 16 finirebbe comunque nono. No, dietro a Cartista finirebbe ottavo. Attenzione, perché intanto Flaminio. Flaminio su proprio il prima citato Profilo. Matteo Profilo passa con deve tentare di sfruttare al meglio questa gomma soft. Un GP andato veramente molto molto di sfortuna a parecchi piloti, e uno di questi è proprio Flaminio, che ha danneggiato l'ala, è dovuto rientrare dopo 5 giri per andare a mettere una gomma media con cui non ci si è trovato granché. E poi è andata a rimontare questa gomma soft. Vedremo se riuscirà ad arrivare fino in fondo. Adesso si mette a caccia di Marco Ganu. Dimmi, Ernesto. C'è un gruppone da Marco Ganu fino a Giovi. Eh sì, sono tutti vicini. Più o meno. Sì, a parte il distacco di 3 secondi e 2 tra Flaminio e Ganu, poi sono tutti lì. Eh sì, invece là davanti Dado Izzi in qualche modo sta recuperando nei confronti di Drago Lievitato, mentre Mauro Gold continua a sprofondare, 2 secondi e 1 per lui, mentre Zeta Pro Mauro ormai sta facendo una gara impeccabile da quando è riuscito a balzare in testa alla gara prima del valzer dei pit stop. Poi ha fatto un grandissimo undercut anche, perché lui è riuscito a arrivare davanti a un gruppone veramente tanto tosto che comprendeva Giovi e Marco Ganu, e da lì ha preso in mano questo gran premio. 3 secondi, 2.9, attenzione da Doizzi, 2.9 nei confronti di Drago, e continua a guadagnare. Invece continua per Mauro Gold, Flaminio 2.9 anche lui. Vediamo se riuscirà a prendere una top 5 il pilota della Williams dopo aver vinto con una grandissima prestazione il GP di Singapore. Mica mai su Cartista, addirittura alla penultima curva. E dov'è il detention point? Qui mi pare. Dopo l'ultima curva. Occhio. Attenzione, perché Giovi passa Cartista e mica mai, grazie a questo attacco dell'Alfa Tauri nei confronti della Racing Point, riesce a difendersi. In realtà il detection point è quasi poco prima dell'attivazione del DRS. Infatti ci sono, a parte che lì ci sono 40 linee bianche che sorpassano, non si capisce mai dove azionare il DRS o no. E quindi poteva farlo un pochettino. Attenzione, bandiera gialla nel T3. Chi è? Danix, perché ha rotto l'ala. Lo vediamo adesso che sta rientrando ai box. È un gran peccato, ma è pronosticato vittoria di Danix. Una sua vittoria, quindi. Al primo giro io credo che sia la più grande gufata da quando esiste il fit, 100 perché 100 metri e praticamente ha spaccato tutto. Allora, Lele Salva secondo me vince. Io non ho detto niente fortunatamente, però Lele Salva l'avete pronosticato e si è ritirato. E dopo 100 metri ha spaccato l'ala. Drago Lievitato lo stesso. Quello Salva, un po' più tardi. Al primo giro ha preso 3 secondi. È vero. Drago Lievitato ha spaccato l'ala.
Danix purtroppo si è trovato vittima di una carambola incredibile. Macumba. E Alesi anche. Alesi è tredicesimo, quindi siamo Alesi, stati molto bravi. Io mi ero giocato la doppietta Flaminio. Flaminio. Comunque dopo curva 1 erano tutti messi abbastanza male con le ali. Esattamente. E io avevo detto che Matteo Profilo fino a quel momento, mica mai, su Matteo Profilo con una grandissima staccata lo va a passare. E passa anche Giovi, credo, all'esterno. Attenzione a stringere così tanto. Giovi che pensava di aver sorpassato del tutto la Renault di Matteo Profilo, ha stretto un pochettino. Dicevo, io avevo detto a Matteo Profilo che stava facendo una gara impeccabile dal punto di vista delle penalità. 200 metri dopo ho preso i primi 3 secondi, quindi questa sera siamo stati un po' tutti mazzoni, ecco. Eh sì. Beh, d'altra parte bisogna anche dire che non è nemmeno facile pronosticare, perché in pro ci sono tanti piloti, esatto, che sì, magari alcuni un pochettino qualcosa in più, ma sono tanti tanti piloti a poter vincere. Sì, è sempre, l'anno scorso era un campionato incredibilmente combattuto, e poi si è arrivati con Napulitan e Mazza a giocarsi il titolo all'ultima gara. Quest'anno con Z Pro Mauro, che in queste due gare, a parte la debacle di Mauro Gold ritirata a Singapore e la squalifica assurda presa da Drago Livitato sempre in quel GP, che lo ha tra virgolette rimesso in gioco anche se non aveva vinto la gara, però oggi ha fatto vedere di essere in gran forma, perché scappare su una pista dove è veramente tanto tanto difficile, perché il DRS ti dà veramente tanto di più, chapeau a Z Pro Mauro, quindi rientra anche lui in lotta per il mondiale. Vedremo se fino ad Abu Dhabi avremo 3 piloti ancora in lotta, sarebbe clamoroso. Sì, perché due piloti, allora uno segue magari un commentatore, ne segue uno e l'altro ne segue l'altro. 3 piloti, ci si deve mettere anche lo streamer, il direttore gara. Sarebbe un disastro a livello di commento, ma sarebbe anche tanto tanto divertente per la chat. È iniziato intanto il 41esimo giro, quando ormai ne mancano solo più 12 alla fine di questo Gran Premio di Russia, con Z Pro Mauro che sempre più solo a 5 secondi e mezzo di distacco arriva Drago Lievitato. 3 secondi e mezzo lo separano dalla Red Bull di Daloizzi, che è partito, ricordiamo, anche lui 14esimo. Ormai lo dicevamo anche prima della partenza, è una prerogativa della Red Bull fare una qualifica al di fuori della top 10. Chi è che ha? Andrea. Ah, mannaggia. Speriamo che non si senta in live anche Andre. Ah, vai, si è sentato. Si è sentato. Vabbè, se sentite eco, pazienza, signori. Comunque, dicevo, Daloizzi è partito 14esimo, è arrivato terzo. E Mauro Gold, attenzione, è arrivato, sta arrivando terzo. Ma Mauro Gold, proprio quando io dico che è arrivato terzo Daloizzi, si sveglia e guadagna 2 decimi. Tanto dietro ci sarà tantissima bagarre, perché Giovi sta arrivando su Michemai. E Michemai però non riesce ad andare a prendere Flaminio, perché sta facendo veramente una grandissima gara il pilota della Williams, e sta arrivando come un falco su Marco Ganu. Tecnicamente la quinta posizione l'avrebbe già, perché Marco Ganu deve ancora 3 secondi, se non mi sbaglio. Sì, 3 secondi per il buon Marco Ganu. Dietro invece sono un po' una fase di urca quanto ha guadagnato Mauro Gold. 1 secondo e 3.
E quindi si riaccende la battaglia quando mancano 11 giri al termine, si riaccende la battaglia per il terzo posto, per il gradino più basso del podio. Non vorrei che Mauro Gold, come ad inizio gara, abbia fatto un po' di gestione dell'ERS e lo stia liberando tutto al momento. Al momento sì, hanno fatto una sosta, salutiamo il buon Napulitan, al momento hanno fatto soft media, tranne ovviamente tranne i piloti. Difficoltà per Ganu. Ganu, e qua è arrivato addirittura quasi a baciare il muro. Ho visto tre curve che è andato lungo. Certo è che Ganu ha queste gomme da 12 giri, quindi la media teoricamente problemi non ne dovrebbe avere di cliff e robe varie. Flaminio con 15 giri di gomma soft, dovrà sudarselo questa top 5 questa sera. E quello che mi fa specie vedere è che Mike Mai con una gomma di 7 giri non riesca a guadagnare tantissimo nei confronti di Flaminio, quindi sta veramente andando tanto forte anche il pilota Williams. 1-1, 9 decimi intanto Mauro Gold, 9 decimi, è andato sotto al limite dell'un secondo per poter attivare il DRS. E infatti da Dovizia ha perso anche tanto nei confronti di Drago di Vittato, si è riportato di nuovo a 4 secondi il limite che avevamo prima della Virtual Safety Car. 6-3 invece là davanti Z Pro Mauro, ormai quando mancano 10 giri. Overboost, 3 secondi di penalità e Alesi e Birillo Dog ci regalano un po' di bagarre abbastanza maschia. Vediamo se Alesi risponderà qui. Marco. Infatti. Lungo Marco. Anche ancora curva 9, è arrivato lungo. Sì, curva 7. Sì, ma anche a curva 9 l'ho visto arrivare abbastanza lungo. Infatti è andato oltre. No, è curva 7 quella là. Sì. È curva 9, quindi è questa. Questa qua. Questa è curva 13. Com'è possibile? Quante curve ci sono? Mamma mia, adesso vado. Vado a vedere il. Intanto Alesi sorpassa Birillo. Vabbè, ma ormai Alesi e Birillo Dog credo che ce la porteremo avanti questa. Attenzione, Flaminio. Questa bagarre fino alla fine. Flaminio. Vediamo se riuscirà a passarlo subito al pilota della AS. 4 decimi intanto là davanti. Ancora abbastanza lontano Flaminio, quindi credo che aspetterà il prossimo giro. Invece Mauro Gold ormai a 4 decimi nei confronti di Dado Izzi, quindi ci sarà bagarre negli ultimi giri per il terzo gradino del podio. Alesi sorpassa Overboost. Un po' lunghino, però riesce a portare a termine il sorpasso. Intanto è aperto sul nostro canale Telegram il sondaggio, il celebre sondaggio ormai, del Driver of the Day. Quindi io direi aspettiamo ancora qualcosina, qualche giro per andare a votare. Anche perché potrebbe succedere ancora di tutto, è stato un GP abbastanza sorprendente. Però se qualcuno mi dovesse obbligare ad andare a votare adesso, io credo che se la giocherebbero alla pari sia Z Pro Mauro che Dado Izzi. Ah, io direi Drago, visto che fa tutta la gara. Anche. Però Dado Izzi è partito 14esimo ed è arrivato terzo. Z Pro Mauro è riuscito nel staccare i piloti che aveva dietro
e a fare una gara praticamente impeccabile. È vero che Drago di Vitato comunque ha fatto tutta la gara con l'ala rotta, addirittura per non perdere troppi secondi ai box, volontariamente non ha fatto il cambio d'ala, quindi considerato che in Russia ci sono tante curve in appoggio, c'è tanta carne al fuoco per questo Driver of the Day. Vedremo cosa ci darà come riscontro la chat. Intanto mi sa che è ritornato il buon Andre. Sì, eccomi qua. Perché a un certo punto abbiamo sentivamo eco, quindi ho detto aia. No, infatti, un piccolo problemino. Molto bene, allora siamo al 45esimo giro di 53 previsti, 8 giri al termine del Grand Prix. Abbiamo perso. La live. Del Gran Premio di Russia. C'ho ste cuffie che devo cambiarle, mi sa. Che sono arrivata alla frutta perché mi si spengono a un certo punto così. Anche se sono cariche, quindi molto molto bene. No, attenzione a Mauro Gold, perché è veramente negli scarichi della Red Bull. Credo che voglia andare al sorpasso. Vediamo. E infatti è così. Si fa tutto sulla destra e va a passare. Va a passare il pilota della Red Bull in un sorpasso che ormai abbiamo visto abbastanza in questi 46 giri. E che vedremo giovedì e venerdì, credo. Sì, vabbè, a parte che i punti di sorpasso sono o questo, o alla fine della seconda zona di RS, oppure, come abbiamo visto più raramente, curva 3, tra curva 3 e curva 4, Alesi. Può buttarsi anche qui, tra virgolette. Cioè. Sì, però qui... Cioè, qui dove sta passando Alesi adesso ne abbiamo visti abbastanza di sorpassi. Effettivamente la carreggiata è abbastanza ampia. Comunque, non so se voi avete già parlato del driver. Sì. Il vostro voto. Okay. Ah, io ho detto che al momento voglio vedere come va la gara, quindi mi tengo verso il 52esimo giro per dare la mia opinione. Al momento, se ci fosse qualcuno che mi dicesse devi votare per forza adesso, per me se la giocherebbero alla pari Z Pro Mauro e Dado Izzi. Questo avevo detto due giri fa. Guarda, io all'inizio su Dado Izzi, che recuperava tante posizioni in gara, ok, però ora è diventata una costante che a maggior ragione secondo me lui dovrebbe partire davanti, quindi il motivo per il quale non gli do più il driver, perché fare una qualifica così, diciamo, opaca spesso, più delle volte, non è comunque una, secondo me, una situazione che può, diciamo, portare poi un voto, diciamo, per la gara. Da questo punto di vista devo dire che Z Pro Mauro ha fatto una gara molto più, un weekend tra virgolette più completo. Oh, Flaminio su Ganu all'esterno di curva 1, però attenzione perché ci potrebbe essere il controsorpasso ai danni del pilota della Williams. E invece Alesi su Matteo Profilo. Attenzione, passa, che Mauro Gold ha sbagliato ingresso a curva 7. Quindi attenzione perché potrebbe porgere l'altra guancia in questa zona di RS. Vediamo. Tra l'altro, di Ganu anche dietro. E arriva lento anche qui, infatti sta arrivando Michemai. E dietro a Michemai c'è anche Giovi. Poi un grosso solco per trovare Alesi a 11 secondi di distacco nei confronti di Giovi. Matteo Profilo che se la dovrà vedere con Cartista. Andiamo a vedere com'è la situazione penalità loro. Sono 9 secondi per Matteo Profilo e 6 per Cartista. Al momento, anche se non ci fosse il sorpasso della Racing Point di Cartista, sarebbe purtroppo fuori dalla zona punti Matteo Profilo. E lo sarebbe lo stesso anche perché Overboost ne ha solo 3, quindi addirittura Overboost andrebbe a prendere la decima posizione al momento. Là davanti invece c'è ormai l'eterna lotta tra Mauro Gold e Dado Izzi.
vicinissimo, vicinissimo, diciamo che è vicino al... È arrivato un quartetto che si vuole giocare la top 5, ovvero Flaminio, Ganu, Cartista, intanto su Matteo Profilo all'esterno di curva 1 con un discreto bloccaggio dell'anteriore sinistra. Dicevamo, c'è un quartetto composto da Flaminio, Ganu, Miche Mai e Giovi che si va a giocare la top 5 in questi ultimi 5 giri del Gran Premio di Sochi. Da Dovizi credo che voglia risparmiare più airs possibile per andare all'attacco nel finale di Mauro Gold. Ci proverà negli ultimi 2 giri probabilmente. Comunque, ritornando al discorso del driver, il buon Ernesto invece aveva citato Drago Lievitato, anche perché ha fatto una gara pazzesca da inizio gara con l'ala rotta, e quindi una menzione particolare potrebbe anche andare a Drago Lievitato. È abbastanza conteso questo driver of the day oggi. Io credo che più che il driver of the day potremmo fare 3 top e 3 flop, come si faceva una volta nel calcio e tutto il resto, anche abbastanza bello. Sai, sui flop magari c'è più, come dire, difficoltà. Attenzione intanto a Miche Mai. Sono sempre lì in bagarre, sì. Come le prime parti di gara, quando abbiamo visto il quartetto di testa capitanato da Lele Salva, secondo Drago, poi c'era Mauro Gold e Z Pro Mauro, che non si riuscivano a passare a vicenda, uno perché non credo che lo volessero tantissimo, la seconda opzione era perché è difficile passare quando ognuno è nel DRS dell'altro. Tanto Capo Plaza ci chiede se siamo su PC. No, siamo su PlayStation 4 / PlayStation 5, quindi siamo sulla piattaforma targata Sony. Esattamente, eravamo su PS3, ora siamo su PS4 e a breve saremo su PS5. Beh, qualcuno c'è già su PlayStation 5, beato lui. Sì, adesso no, è più proprio come il gioco, come diciamo che effettivamente è su console nuova, in questo intendo, poi è chiaro che è retrocompatibile. Next gen. Next gen, ed è più introvabile magari potrebbero fare anche qualche gioco e farne di più, ecco, perché hanno fatto, è più improbabile del vaccino, a parte no, mi dissocio. Non è vero, Twitch, stiamo scherzando. È più introvabile del Technetium, che è un elemento delle terre rare che la Cina ne ha veramente tantissimo e viene utilizzato per i circuiti elettrici. Vediamo intanto 8 secondi e 1 è arrivato il distacco di Z Pro Mauro nei confronti di Drago Lievitato. Invece Mauro Gold sembra voler staccare Dado Izzi per non aver sorprese negli ultimi giri, ma ovviamente Dado Izzi col DRS si fa subito sotto. Andiamo a vedere invece la situazione nel quartetto che si gioca la top 5. Ahia, Matteo Profilo altri 3 secondi di penalità, sono 12 i secondi di distacco, di penalità. Ha perso un po', sì, qualche secondino di troppo. Questo cambio di direzione alla fine della zona di RS è sempre molto critico, perché basta sbagliare un pelino l'entrata e il posteriore è facile che parta, ma come quasi tutto il T3 in realtà. Da Doizzi vicinissimo, si fa solo vedere nei confronti di Mauro Gold. Deve prepararla per dal prossimo giro. Intanto sono in 4 per quinta, sesta, settima, ottava posizione. Attenzione, sta facendo un grandissimo spezzone di gara a Flaminio. Perché Sta comunque, secondo me, lo sta, come dire, sta studiando.
tutti che studiano questa sera sono tanto studiosi. Ma veramente stanno studiando troppo. Cioè. Le gomme di Flaminio sono. Sono andate. Sì, sì, le abbiamo viste in live, molto molto segnate. Ovviamente 24 giri su questa gomma soft, veramente, sta facendo un buon finale di gara, di gara Flaminio, partito settimo, aveva rotto l'ala, è riuscito a ritornare in quinta posizione. Adesso vedremo come andrà. Birillo Dog intanto 1.32.516, migliore prestazione attualmente come giro veloce della gara. Credo che ci sia stato qualche errorino di drago lievitato al T3, perché ha perso 3 decimi buoni da Z Pro Mauro e invece Mauro Gold gli ha recuperato tantissimo, 7 decimi almeno. Erano a 5 secondi il distacco. Overboost intanto su Matteo Profilo alla fine della seconda zona di RS. Probabilmente Matteo non è più per la 100. Non ne ha per la 100, ma credo anche che non è abituato. Sì, anche 100, per quello, sì. Dopo metà gara, attenzione perché c'è un doppio scambio di posizioni con Michemai. Attenzione, tira la staccata su Giovi, è riuscita a frenarla, ma addirittura davanti c'è stato Marco Gano ad aver passato Flaminio. Quindi vedremo se il pilota dell'AS riuscirà a prendere un po' di vantaggio nei confronti della Williams, di Flaminio, dell'Alfa Tauri, di Giovi e della Mercedes di Michemai, con le gomme soft ormai fruste di Flaminio. Non scherzano anche quelle di Giovi, anche se hanno 4 giri di gara in meno. Credo che quello messo meglio, a parte Michemai, sia anche Marco Ganu. E 22 giri sta guadagnando tanto, ma 7 secondi e mezzo sono troppi. Allora, sì, non ha penalità, gli altri. Esatto, sì, basta un secondo e 4. E allora, se la gioca ampiamente. Deve recuperare un secondo e 4. Attenzione! Attenzione là davanti. 3 secondi e 3. Sì che è iniziato l'ultimo giro, però occhio. Tanto vediamo se Radoizzi ci prova su Mauro Gold. Non è la sua ultima possibilità per agguantare il terzo gradino del podio. È arrivato abbastanza lontano. Vediamo cosa succede là dietro con i quattro piloti che si stanno giocando la quinta posizione. Al momento Ganu è riuscito a prendere un buon distacco. Giovi arriva lungo. È stato molto reattivo Giovi ad accorgersi che stava arrivando lungo e a non centrare in pieno Flaminio. Quindi molto molto bravo il pilota dell'Alfa Tauri, che ha perso la posizione su Michemai. Vediamo se non me ne voglia Z Pro Mauro, che al momento sta arrivando alla S in fondo alla seconda zona di RS, ma vediamo se Dadoizzi riesce a passare Mauro Gold. Vediamo. 2 decimi e all'esterno si fa vedere. Vediamo Mauro Gold, bandiera gialla nel T3, mentre sta arrivando Z Pro Mauro. Penultima curva, ultima curva. Z Pro Mauro vince con una prestazione magistrale il Gran Premio di Sochi, il Gran Premio di Russia. È stato veramente molto molto bravo. E Drago lievitato. Drago lievitato secondo, terzo Mauro Gold, quarto Dadoizzi. Ganu riesce a prendersi, no, non riesce a prendersi una top 5 perché ha penalità, quindi se la prenderà comunque Flaminio. Eccolo qua, Flaminio quinto, sesto Marco Ganu, settimo Michemai, ottavo Giovi. Vediamo Alesi. Attenzione Alesi. Settimo Alesi. Cartista al momento passerà, transiterà decimo, ma credo sia Overboost a spuntarla per le penalità. Vedremo. Transita adesso Cartista. No! Overboost undicesimo, quindi riesce a prendere il punticino Cartista. Dodicesimo Matteo Profilo. Tredicesimo Birillo Dog.
e 4 sono i ritirati in questo Gran Premio di Russia, di cui purtroppo 2 i box, ovvero Danix e Lele Salva. È stato un Gran Premio molto molto, intanto balletti sconcertanti per Zeta Promauro, che alza la coppa del vincitore in quel di Russia, almeno per adesso. Ci sarà da vedere il post gara. Andre, è stato un GP di studio, come l'hai definito più volte, però dai, comunque si sono viste abbastanza battaglie anche nel finale. Sì, e tra l'altro Zeta Promauro, che è andato molto vicino sempre alla vittoria, vediamo se questa volta riuscirà a portare a casa questa prima posizione, che in ottica campionato potrebbe davvero fargli almeno sperare, diciamo, in queste ultime 5 gare. Sono tanti punti perché sono anche 2 piloti, però mai dire mai, anche perché mi sembra che dietro li vedo un po' in flessione sia Drago che Mauro. Ma io credo che subentri anche l'ansia da prestazione, perché sai che a ogni gara poi ne mancherà certo, sempre una in meno, ed è ovvio che inizia a essere un'aria abbastanza frizzante, perché si sta arrivando certo verso il finale di stagione, quindi ogni punto che perdi è a favore del tuo avversario. Fortunatamente Mauro è riuscito a prendere quei 3 punticini che separano il quarto dal terzo posto, e quindi ha limitato i danni. Drago è stato fenomenale con questa ala rotta. Zeta Promauro, come detto prima, secondo me si merita il driver of the day, perché è stato grandissimo. Sì, io allora purtroppo devo lasciarti, lo so che non lo so che ti dispiace tanto, ma purtroppo devo andare dai ragazzi, quindi ti saluto, ti do appuntamento chiaramente alla prossima settimana. Ringrazio anche Mark e Ernesto, buon proseguimento ragazzi. Credo che siano già andati. No, ah, okay, va bene. Ok, perfetto. Cioè, magari Ernesto può rimanere con te in modo tale da concludere la. L'ho sentito pieno di vita al buon Mark. ci siamo con un filo di voce proprio. È stato provante il GP. Se potete per cortesia invitarmi i primi 3, così almeno non andiamo, sì, non facciamo robe dalla live. Anzi, andiamo, facciamo i professionisti, andiamo nell'autosalone, così almeno mettiamo le macchine dei primi 3. Intanto ringraziamo e salutiamo il buon Joe997 per il follow, grazie mille per supportarci. Ed è solo martedì, si dice il buon Hiroshi, quindi chissà come arriverà il buon Mark a venerdì e poi ancora dopo, perché non sarà finita lì. Ti dirò. Non trovavo le macchine, eccole qua, a posto. Mettiamo subito la AS del buon Zeta Promauro e attendiamo che i piloti arrivino. Comunque, qualche considerazione vostra sulla gara, come avete visto i piloti, se vi è piaciuta, se è stata troppo a fase di studio, diteci un po' come la pensate. Prego Marco, visto è stato zitto tutta la gara. Io diciamo della gara non ho seguito molto, se non i tagli, quindi sinceramente non ho una grande visione di come si è, appunto, come insomma si è evoluta. Quindi invece Drago sicuramente col danno che ha avuto, insomma, ha fatto una garona, secondo me, perché insomma arrivare lì con quel danno, con tutta la pressione anche di Mauro, perché alla fine insomma si giocano il campionato, e credo che sia stata una grande prestazione da parte sua. Ernesto? Sì, come ho visto la gara, diciamo che all'inizio con la rossa hanno un po' giocato sia Zeta Promauro che Mauro, perché sono stati dietro a controllare soprattutto Zeta Promauro, e poi dopo verso fine stint, quando aveva un po', forse un po' più di ers, è riuscito a far portare il sorpasso, mettersi davanti e dare quello strappetto che gli ha consentito di prendere quel poco di margine che gli è passato per stare davanti poi
alla sosta. E dietro poi nel gruppone, come al solito, così fa vedere di essere molto compatto, infatti erano tutti attaccati, pure che ha fatto due soste, pure ero di strategia per il danno, comunque è risalito bene. Forse l'unica cosa che non ha pagato è la strategia inversa di Giochi, ha tirato un po' troppo le gomme medie e quindi poi ha perso un po' troppo tempo sugli altri. Non è riuscito a recuperare a fine gara. Molto bene, molto bene. Allora, stiamo ancora aspettando i piloti. Io direi che è stata una grandissima gara, soprattutto nella fase di studio, come diceva il buon Andrea Badolato. C'è stato molto attendismo anche per quello che ho detto prima, ovvero si inizia a sentire un po' di aria frizzantina, un po' di luce in fondo al tunnel, perché le gare iniziano a essere sempre di meno alla fine. Però tutto sommato non mi è dispiaciuto, non parlando solo dei primi ovviamente, non mi è dispiaciuto Matteo Profilo, che ha fatto veramente una bella gara. Purtroppo ovviamente, come dicevi tu Ernesto, magari non era tanto abituato a una 100%, anche perché sappiamo sono il doppio dei giri in una 50, e in più è un pochettino più ingestibile la macchina, mi dicono, grazie al carico di carburante. Ma diciamo che si è visto proprio il suo calo di concentrazione venuto dopo la metà gara, è sintomo di chi non è abituato a gestire al 100%. Molto bene, allora manca solo Drago, ma io direi che possiamo andare con Z Pro Mauro, uno dei Mauro che sono arrivati nei primi tre. Ne parlavamo proprio in questi minuti, si riapre il campionato dopo la debacle che c'è stata a Singapore dei tuoi diretti rivali. Oggi hai messo la firma su, per me, un'opera d'arte, perché riuscire a staccare dei piloti come Drago, anche se aveva l'ala rotta, Mauro eccetera eccetera, su una pista dove è difficile avere un passo così grazie anche al DRS, per me è stata un'opera d'arte. Quindi dici come ti è sembrata la gara e poi vediamo magari se c'è anche qualche domanda dalla chat. Nando, buonasera. Finalmente vengo dopo secoli. Niente, in gara in partenza parto bene, grazie anche al casino che è successo davanti, mi ritrovo subito in quarta posizione. Dopo svariati giri ne avevo di più di tutte e tre, di Mauro, di Drago e di Lele. E infatti dopo una decina di giri, no di più, mi sono scocciato di stare dietro, sincero, e sono andato in avanti. Infatti recupero subito un paio di secondi, però rientrano subito ai box, anche se era presto, però riesco a fare overcut. Da lì, grazie anche al mio compagno Marco, riesco a mettere svariati secondi nella tasca. E niente, finalmente vengo con 9 secondi di vantaggio, meno male. E niente, sperando di non avere giri. Molto bene, molto bene. Ancora complimenti per la vittoria. Mi dicono che Drago Lievitato non ha l'invito. Sì, l'ho appena invitato, sì. Ora, ok, aspettiamo qualche minuto, magari faccio ancora una domandina a Mauro. Ovviamente con questa vittoria e, come detto, la debacle di Singapore, cosa ti aspetti per il mondiale da qui alla fine? A me? Sì. niente, spero di arrivare sempre davanti a Drago e Mauro, anche se non vinco, amen, però l'importante è provarci e mai arrendersi. Molto bene, molto bene. Allora è arrivato Drago, gara anche la tua straordinaria, perché come abbiamo visto dal live timing hai subito un danno all'ala nel primo giro praticamente, e sei stato molto molto bravo a mantenere un gran passo.
E raccontaci un po' com'è stata la gara e se hai qualche considerazione in più. Ma io sono dell'idea che le gare non si vincono alla partenza, però dopo oggi posso constatare che si possono anche perdere, perché questo danno comunque mi ha causato tanti, tanti problemi. Comunque era un danno, se non erro, 19%. Diciamo il contatto l'ho rotto appunto con l'ele, perché sono arrivato leggermente lungo la staccata. Non gli ho rotto nulla, perché l'ho toccato non nell'ala ma nella parte là delle paratie, no, vabbè, proprio vicino proprio l'alo, diciamo, vabbè, quella zona là praticamente. Quindi non gli ho causato problemi, spero di non aver causato problemi agli altri. Ho fatto io proprio un errore di valutazione staccata. Poi per il resto, il primo stint ho cercato di restare lì. Il danno, devo essere sincero, o ero io che non lo sentivo o qualcos'altro, comunque non facevo troppa fatica a tenere il passo di Lele, che tra l'altro poi ho visto che ha rotto l'ala anche lui. Purtroppo poi c'è stato un momento in cui lui ha cercato, no, anzi io ho cercato il sorpasso e l'ho passato in curva 1, poi però sono arrivato leggermente lungo, sono uscito piano e uscendo piano appunto in quel modo ho bloccato Lele e ho agevolato Mauro. Ci siamo trovati in un free wide e io ho deciso di alzare il piede perché, visto quello che è successo in curva 1, non volevo ripetere una cosa simile, quindi dico assimo il gas e lasciamo andare avanti. Purtroppo è andato avanti Mauro, che è da promuovere, che aveva un grandissimo passo, anche perché rispetto a me Lele non aveva la rotta. Poi per il resto è stata una gara dove dovevo cercare solo di non fare errori, perché comunque avevo già il danno, non volevo prendere avvisi. Alla fine di avvisi ne ho presi solo due, quindi al prossimo è scattata la penalità, ho finito la gara senza penalità appunto. Quindi diciamo che alla fine, per come si poteva mettere la gara, è andata anche abbastanza bene, anche vedendo dove arrivavo prima di questa gara con il fattaccio di Singapore. Diciamo che mi va bene questa seconda posizione, e faccio comunque complimenti ai due Mauro, perché comunque hanno avuto entrambi un grandissimo passo. Ecco, ho fatto la domanda prima a Z Pro Mauro di cosa si aspetta da qui in poi per il mondiale. Se prima eravate in due a giocarvela, adesso con questa vittoria di Z Pro Mauro, diciamo che siete in tre ancora in lotta per il titolo, quindi devi guardarti da due persone. Come gestirai queste gare conclusive e cosa ti aspetti? Ma diciamo la mia preparazione alle gare penso sarà sempre la stessa alla fine, salvo congiunzione astrale, diciamo. Poi in gara lì si vedrà, io cercherò sempre di puntare comunque al massimo del risultato. Anche oggi io puntavo il primis alla vittoria, poi vabbè, è successo quello che è successo, io poi di conseguenza mi sono comportato di conseguenza, mi sono adeguato, ho pensato a non prendere i miei rischi, quindi penso che si vedrà in base, cioè un po' come oggi, in base a come si mettono le gare, prenderò delle decisioni, mi approccerò in un certo modo. Molto bene, molto bene. Grazie Drago e ancora complimenti. Allora passiamo all'altro Mauro Gold, ancora in testa al mondiale. Ti abbiamo visto un pochettino in fase di studio all'inizio e poi purtroppo c'è stato un grandissimo undercut da parte di Drago e Z Pro Mauro, quindi hai perso un po' diciamo il contatto con la vetta. Ti aspettavi di più per questa gara oppure diciamo sapevi che altri piloti potevano averne di più? Allora, innanzitutto buonasera. Sì, diciamo che mi aspettavo leggermente qualcosina in più, perché nei test che avevo fatto mi sentivo a mio agio. E niente, in qualifica ho fatto un giro nella norma, anche se potevo fare qualche decimino meglio. Ho visto che almeno in qualifica soffrivo il primo settore. E niente, in partenza ho rischiato molto perché Alberto ha toccato mica mai e si è girato, per fortuna è diventato fantasma, e sì, ho fatto passare diciamo Z Pro Mauro all'inizio e mi sono accodato a lui.
Poi il mio ingegnere mi ha detto che sia Drago che Lele avevano il danno all'ala. Però vedevo che comunque avevano un discreto passo, ma si vedeva che sia io che Zeta Pro Mauro avevamo qualcosina in più. Però non era semplice passare tutti e due perché erano in zona di RS. E niente, con la gialla, soprattutto all'inizio ho fatto fatica. Forse non so se perché non l'ho provata. E infatti non avevo un gran ritmo. Sono riuscito a prendere un ottimo ritmo gli ultimi più o meno 15-20 giri. E infatti mi sono avvicinato ad Adoizio e l'ho passato. E niente, una buona gara dopo il disastro di Singapore, dove sono andato a muro come un coglione. E il tessacoda di Monza, un'altra volta sono stato un coglione. E quindi soprattutto in questa gara ho cercato di stare calmo e non fare, diciamo, stronzate. Molto bene, anche per te stessa domanda che ho fatto a Drago e a Zeta Pro Mauro. Cosa ti aspetti da questo finale di stagione? E altra chicca, se ci puoi dire, come se si inizia a sentire quella tensione da addirittura d'arrivo, ecco, che ormai siete in tre a giocarvi il mondiale. Sì, diciamo che un po' di tensione si inizia a sentire, naturalmente, soprattutto se sei primo. Mentre penso che, secondo me, tipo Zeta Pro Mauro corre un po' con la mente un po' più libera, perché sa che può rischiare un po' di più rispetto a me e Drago, perché comunque ormai si è inserito anche lui nella lotta. Naturalmente uno si aspetta di vincere, però bisogna anche rimanere calmi. Io lo ripeto, io ad inizio campionato non mi aspettavo di arrivare a questo punto della stagione in testa al mondiale, perché comunque era il mio primo anno di volante e quindi avevo dei dubbi sulla mia velocità. Sono rimasto piacevolmente sorpreso, diciamo, di questa cosa, di arrivare a questo punto della stagione primo, ma vediamo, sarà un grandissimo finale di stagione. Molto bene, molto bene. Con queste premesse, allora andiamo a dare il risultato del Driver of the Day. Io personalmente l'ho definito il Driver of the Day più difficile di questa stagione. C'è un primo posto a pari merito con il 22% dei voti. Se lo aggiudicano Drago Lievitato 97 e Mauro Gold. Quindi complimenti, ragazzi, oltre a dividervi la lotta per il titolo, vi dividete anche questo premio questa sera. Anche se secondo me lo meritava Mauro, cioè l'altro Mauro. Io per essere completamente chiaro, non c'è trucco, non c'è inganno, ho votato Zeta Pro Mauro, che se la gioca un altro secondo posto a pari merito con Marco Ganu, con il suo compagno di squadra, quindi anche qui c'è un secondo posto a pari merito. Qualche votino l'ha preso anche Fit Flaminio con l'11%, 6% per Matteo Profilo e 5% per Alesi. Detto questo, dalla chat non ci sono domande. Se Ernesto o Marco hanno qualche domanda da fare, se no possiamo andare in conclusione. Direi. No, hanno risposto già a sufficienza. Sì. Possiamo pure liberare e far andare nel posto gara. Perfetto, quindi io ringrazio ancora Zeta Pro Mauro, complimenti ancora per la vittoria. Puoi andare a dare le tue impressioni a caldo al buon Andre che ti sta aspettando. Grazie Mauro. Ok, grazie mille a voi. Ciao Mauro. Grazie anche a te Drago. Complimenti ancora per la straordinaria gara e grazie all'altro Mauro, Mauro Gold, e potete andare. Grazie a voi. Grazie a voi, buonanotte. E quindi siamo in conclusione. Io vi ricordo che ci saranno ancora due appuntamenti settimanali sulla pista di Sochi. Giovedì il main event settimanale della Master League con Smokeman, che è ritornato alla vittoria a Singapore, quindi anche un altro grandissimo campionato, quello della Master, che si deciderà nel finale di stagione. E
per finire tutto questo ci sarà la Prime League venerdì, di nuovo un altro campionato con due pretendenti che stanno lottando per il titolo, quindi seguiteci appassionatamente. Vi ricordo che finiremo la settimana con il consueto salottino fit di domenica sera per seguire il Mundial F1 organizzato dai Liga Online, team brasiliano. Io ringrazio il buon Andrea Badolato che è andato in stanza con i piloti, e quindi passiamo a ringraziare il buon Marco Luconi. Grazie Mark per il tuo lavoro. Grazie, grazie a te Andrea, grazie Ernesto e un saluto a tutti. E ovviamente lo ringrazio anch'io, il buon Ernesto Coppola. Grazie Ernesto. Grazie a te Andrea, grazie a Marco, grazie all'altro Andrea, grazie ai ragazzi che ci hanno fatto divertire, grazie a chi ci ha seguito, grazie a chi ci ha followato, grazie, arrivederci e grazie. Io ho avuto paura al terzo grazie, ho avuto una paura incredibile, però grazie quindi a chi ci ha seguito anche stasera. Io vi do un abbraccio virtuale, che in questo momento ne avremmo tutti un pochettino di bisogno, di distanziamento sociale e tutto il resto. Purtroppo l'unico modo per interagire con qualcheduno è rimanere collegati sul virtuale, quindi grazie a tutti, a Nanna presto, solo se fitta non è in live, ciao in coro, ciao a tutti, ciao 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 ciao.